Eccoci qua. Ragazzi, sono felicissimo di essere qui, vi saluto tantissimo e sono anche molto molto emozionato perché sempre di più Cultura Virale mi sta dando l'occasione di incontrare persone che riescono in qualche modo a commuovermi e arricchire la mia vita, non solo di conoscenza, ma la mia vita spirituale. E siamo nel questo è un caso pieno, un esempio eclatante di queste occasioni. Vi presento il professore Antonio Areddu. Professore, salve, la saluto e la ringrazio. Salve, buonasera, buonasera e grazie per questo contatto e Questo per sarà. quello che in qualche modo avremo modo di scambiare simpaticamente questa sera su questo argomento che lei mi ha proposto. Sì, la mia grande speranza in realtà è che questo sia solo il primo di uno dei tanti di successivi incontri, perché vorrei proprio di fare di Gaber proprio una rubrica, cioè concentrare su di lui tanti pensieri e tanti interventi. Tanti motivi di riflessione perché lo vedremo, è un personaggio che ha offerto tantissimo, saccheggiando testi di letteratura, di filosofia, e vedremo un po' questa sera su cui Esatto. tematica su cui possiamo riflettere, parlando tranquillamente. Non sarà una lezione. No, Tengo senz'altro. ai miei studenti, attenzione, perché No, io uso è Gaber anche per questi motivi. Un dialogo simpatico per ricordare anche chi è stato Giorgio Gaber, perché se lo chiediamo a ventenni, trentenni, benché sia morto ormai da più di una decina d'anni, se ne sente parlare pochissimo ed era una voce, una coscienza critica di questo paese, al pari di Pierpaolo Pasolini e di tanti altri intellettuali che rispetto all'establishment hanno detto delle cose che non erano propriamente in linea e quindi interessanti da riprendere in considerazione. assolutamente, proprio perché in realtà questa tematica specifica che è già citata e menzionata nel titolo dell'incontro, che è proprio questo agone, ormai chiaramente in maniera evidente, vinto dalla doxa, sull'episteme e cioè, su questa opinione, sull'idea, sul fatto che ormai la nostra civiltà sia vittima di un opinionismo a oltranza che ci allontana sempre di più, ci esilia sempre di più dalla verità. Io per introdurre questo, in realtà, volevo cominciare citando un testo che mi sembra davvero calzante e che ha a che fare con che è una citazione dal libro 1984 di George Orwell, che è un libro che noi prenderemo in esame durante il nostro gruppo di lettura che si terrà la prossima settimana, precisamente il 5 giugno. Leggo questo, dopodiché io sarò felice, anzi, non vedo l'ora che il professore ci racconti perché abbiamo proprio qui una persona che ha avuto l'onore di incontrare Gaber personalmente. E poi ascolteremo prima di tutto una canzone cioè, dopo questo racconto del professore, una canzone di Gaber che si intitola Il tutto è falso, e poi la commenteremo insieme col professore, magari anche nel mentre che la canzone si. Volentieri, volentieri. Beh, apriamoci a una dimensione dialogica, insomma, che non sia Assolutamente. concetta, perché Gaber non si presta a fare affermazioni categoriche, insomma, è aperto a un ventaglio di possibilità, di ipotesi, che però non sono doxa, non sono chiacchiera, non sono opinioni. Esatto. E cioè taglia proprio col coltello, con una affilatissima. E soprattutto utile in questa fase storica che si sta aprendo, trova la scelta anche di questo testo, il disorientamento che tutti quanti noi stiamo vivendo perché siamo immersi nella doxa, siamo immersi nel puro opinare e sfugge completamente il senso dell'episteme, della conoscenza di qualcosa che sia, scomodando Socrate, Platone, ma noi ci teniamo stretti,
sia legato alla conoscenza e, per scomodare poi Popper, una conoscenza in qualche modo legata alla teoria della falsificabilità, quindi provata, e siamo all'interno soprattutto di una dimensione legata a questa categoria della doxa. È una dimensione relativistica. Ora qualcuno potrebbe dire: sì, ma lei ha in tasca la verità? No, nessuno ha in tasca una verità o la verità, ma portarsi in tasca anche una gran quantità di opinioni che non sono nient'altro che un frammento verbale oppure un flatus vocis, qualcosa che esce fuori, nella categoria con cui possiamo leggere questi mesi che creeranno un'altra fase storica, che è quella dell'immediatezza. Ognuno lo vede nei social, lo vede nell'uso di WhatsApp o lo vede nelle forme di comunicazione che ormai sono virtuali, e apre bocca e dà fiato. Quante volte non voglio, posso scomodare il senso evangelico di dire che prima di parlare bisogna pensarci 70 volte 7, bisogna ponderare. Oppure, scomodando Gramsci, noi vediamo che ci sono pensieri cortissimi, pensieri corti, non ci sono pensieri lunghi, non c'è un ponderare, un ragionare. Ragionare costa fatica, distinguere le cose costa una fatica enorme, e la capacità di Gaber, vedremo, è proprio quella di raccontarci in questo testo che ascolteremo, perché mi ha proposto di riflettere su alcuni versi e vedere il disorientamento che stiamo vivendo. Quindi, se vogliamo ascoltarla, ben venga. Oppure, se ha da chiedermi qualche altra cosa, ben volentieri. Guardi, io devo, in questo momento devo autoimbavagliarmi, perché già avevo qua, mi esplodevano in tutte le direzioni domande. Di tutti, ma le faccia, non ha, siamo qui volentieri. No, però, dato che la mia premura assoluta, come sempre i nostri ascoltatori lo sanno, è sempre riguardo al testo e alla persona di cui parleremo. La mia premura principale è leggere e ascoltare Gaber dalla sua voce, in modo tale che poi potremmo commentare con avendo chiaro già, certo, una sua posizione. Insomma, certo. Vado rapidamente a leggere questa cosa di Orwell. E semplicemente per dare un abbrivio iniziale che mi sembra davvero ficcante e davvero pregnante. Certo. Per contestualizzare rapidissimamente, questo è il brano all'inizio del libro in cui si parla di questi due minuti d'odio, li chiamano proprio così, il grande fratello. Mi alzo un istante e do più luce a questa stanza, perché altrimenti sembra una sorta di caverna. E quindi continuo intanto. Questi due minuti d'odio, che sono due minuti che il Grande Fratello offre a coloro che stanno guardando lo schermo per sfogare in maniera selvaggia tutte le proprie paure, tutto il proprio odio. E lui ovviamente ha uno strumento, che è questo video in cui presenta il nemico del popolo, questo Goldstein, che è questo nemico, no? Che viene usato per concentrare su di lui, viene utilizzato per canalizzare verso di lui tutto l'odio che il popolo può avere, in modo tale che poi non c'è più odio rimasto da usare contro il Grande Fratello. Leggo rapidamente. Se permette, prima della citazione, c'è un testo formidabile, chi ci sta seguendo, è Il capro espiatorio di René Girard. Un testo fondamentale per capire e comprendere come fin dall'antichità veicolare odio verso l'altro tende alla deresponsabilizzazione degli individui, sia in termini collettivi che in termini individuali. Ci libera, è una dinamica presente, una dinamica guasta, questo è chiaro, insomma, e ovviamente nella dimensione virtuale è esplosa in modo virulento. Sì, non solo ci libera, ma esaurisce anche la nostra, o limita e menoma profondamente la nostra capacità costruttiva, perché tutto viene riportato, viene catalizzato su un livello distruttivo, no? E vado a leggere questo brano. Certo.
La cosa orribile dei 2 minuti d'odio era che nessuno veniva obbligato a recitare. Evitare di farsi coinvolgere era infatti impossibile. Un'estasi orrenda, indotta da un misto di paura e di sordo rancore, un desiderio di uccidere, di torturare, di spaccare facce a martellate, sembrava attraversare con una corrente elettrica tutte le persone lì raccolte, trasformando il singolo individuo, anche contro la sua volontà, in un folle urlante, il volto alterato da smorfie. E tuttavia, la rabbia che ognuno provava, questa è la cosa più interessante, e tuttavia, la rabbia che ognuno provava costituiva un'emozione astratta, indiretta, che era possibile spostare da un oggetto all'altro come una fiamma ossidrica. Così, un istante dopo, l'odio di Winston non era più rivolto contro Goldstein, ma contro il Grande Fratello, il partito e la psicopolizia. In momenti simili, il suo affetto andava a quel solitario e deriso eretico sullo schermo, difensore unico della verità e della sanità mentale in un mondo di menzogne. Passava un altro istante e Winston si ritrovava in perfetta sintonia con quelli intorno a lui e tutto ciò che si diceva di Goldstein gli sembrava vero. Allora l'intimo disgusto che avvertiva nei confronti del Grande Fratello si mutava in adorazione e il Grande Fratello pareva sollevarsi ad altezze vertiginose, protettore invincibile e impavido, immoto come una roccia davanti alle orde dell'Asia, e Goldstein, a dispetto del suo isolamento, della sua impotenza e dei dubbi che avvolgevano la sua stessa esistenza, appariva come un sinistro incantatore, capace di abbattere l'edificio della civiltà con la sola forza della sua voce. È incredibile, perché la cosa che mi colpisce, ed è quello, è l'esigenza sorgiva che mi spinge ad avere questo incontro con lei, professore, non è tanto il discorso dell'evanescenza, ma è di quanto questa evanescenza porti anche me, io mi sento veramente direttamente coinvolto in questo, come una banderuola, cioè io mi sento proprio come Winston in questo caso, come protagonista di questo romanzo in questo momento, cioè sento come anche la mia anima, pur avendo passato molti anni a prepararmi mentalmente, spiritualmente, qualsiasi cosa uno possa fare, ci sono dei momenti o delle giornate in cui uno si sveglia la mattina e la pensa in un modo e a mezzogiorno la pensa in un altro e la sera torna è chiaro. È chiaro, mi perdoni, lei ha fatto questa citazione, lei sarà sicuramente una persona strutturata visto i suoi 40 anni o perimetrata, o per scomodare una categoria junghiana ha raggiunto il principium individuationis, ossia ha una sua direzione di senso, sa come gestire al meglio sé, ma si ritrova in categorie che avremo modo di sviscerare: l'indeterminatezza, la fibrillazione costante e continua che non permette una decisione, crea angoscia, l'immediatezza, per cui vede che c'è un fiorire costante e continuo, io parlo dell'ambito scolastico, si va dalle idee più, come dire, più colorite di aprire l'ultimo giorno di scuola, serve per avere un po' di visibilità, ecco. Sono tutte situazioni che però sono ricollocate soprattutto all'intermine della indeterminazione, perché nell'indeterminazione la persona vive uno stato di precarietà, già viviamo in uno stato di precarietà sociale, non è da adesso, è qualche cosa che ci precede. È un dato di fatto che c'è la pandemia, per carità di Dio, io sono distante da chi ha teorizzato che non c'è o non ho visioni complottistiche. Molto più laicamente penso che ci siano già agende, diciamo così, che nel naturale sviluppo storico pensano di spendersi per i loro interessi. Si ricordi che durante il terremoto dell'Aquila chi piangeva e chi si sfregava le mani alle 3 di notte perché già pensava a guadagnarci. Noi abbiamo dei problemi enormi da un punto di vista della dimensione collettiva. Nella dimensione individuale poi abbiamo milioni e milioni di poveri, abbiamo giovani, abbiamo trentenni, quarantenni con dei problemi di collocazione sociale, con il lavoro che sta cambiando, con
tutto un mondo in trasformazione che, ahimè, ci coglie impreparati, perché gli strumenti probabilmente del secolo passato sono arrugginiti e di conseguenza bisogna avere la capacità di ponderare, capire, non affidarsi ai pensieri corti, a quelli che lasciano spazio per apparire, quindi per essere nella chiacchiera, nella doxa, nell'opinione, perché se stiamo nell'opinione e non ci sforziamo di andare verso le piste, verso una conoscenza maggiore della realtà, c'è sempre qualcosa, dice Gaber in un altro testo, che sfugge alla ragione del presente. Questo è ovvio, però è anche vero che lo sforzo non può essere quello di catapultarsi e farsi del male, stare nella chiacchiera, stare nel conforme e avere e cercare di interpretarlo senza abbandonarsi a caricature. Penso che trovano molto fascino anche in una pretesa lettura politico-filosofica, penso al Diego Fusaro, che va molto di moda, ma che svela poi nella sua cifra interpretativa una coniugazione di pensieri di destra e di sinistra, al punto tale che non nasconde poi un vecchio disegno politico nemmeno tanto poi celato, insomma. Sì, quello che colpisce anche, scusi se ricito di nuovo, poi mi fermo perché basta con l'orgoglio, però quello che mi colpisce tantissimo è anche che, per esempio, la filosofia proposta dal partito, in quel libro specificamente, viene chiamata bipensiero, che è una cosa che anche quella mi ha colpito tantissimo, cioè l'idea del fatto che esista una cosa e la sua opposizione, che non esista nient'altro di possibile, che il pensiero è impostato su questa dualità. Ma guardi, questa dualità la può accompagnare anche con un altro stupendo libro che offriamo all'attenzione, un libro impegnativo. E in questi mesi ho riflettuto, perché sono andato a una rilettura dell'Uomo senza qualità, dove si immagina un piano parallelo, bravissimo, e dove non si capisce mai il fine di quell'azione, oppure l'attesa di Giovanni Drogo all'interno della Fortezza Bastiani. Sono tutte figure che in questa fase riappaiono per darci la cifra dell'attesa, dell'indeterminatezza, dell'essere frastornati sostanzialmente. Quindi non ha nessuna pretesa la mia di essere questa sera risolutivo, ma di prendere spunto appunto ascoltando questo testo e offrendo magari un'ulteriore riflessione rileggendo alcuni passi della canzone stessa, insomma. Va bene, intanto io saluto Federico e Giulia, che ci hanno già scritto. Poi il professore Giulia ci ha fatto una domanda che sarò felice di sottoporre. Adesso mi premerebbe ascoltare Gaber, così entriamo in re, come si dice. Un attimo, attivo subito. Dovrebbe alzare il volume. Questo mondo, se così non si può correre come un aeroplano, e mi appare così non sento, non più suonare, più lontano, per fermarlo tiro un sasso contro vento, e dal pubblico se si sente abbastanza, ma è già qui che mi rimbalza pochi metri accanto. Questo è un mondo che ti logora di dentro, ma non vedo come fare ad esser contro. Non mi arrendo, ma per essere sincero io non trovo proprio niente che assomiglia al vero.
il tutto è falso, il falso è tutto, il tutto è falso, il falso è tutto. E allora siamo un po' preoccupati per i nostri figli, ci spaventano i loro silenzi, i nostri sbagli. L'importante è insegnare quei valori che sembrano perduti, con il rischio di creare nuovi disperati. Tutto è falso, il falso è tutto. Non a caso la nostra coscienza ci sembra inadeguata. Questo assalto di tecnologia ci ha sconvolto la vita. Forse un uomo che allena la mente sarebbe già pronto, ma guardarlo di dentro è rimasto all'Ottocento. Il tutto è falso, il falso è tutto. Io che non riesco più a giudicare, non so neanche che cosa dire della mia solitudine. Guardo con il mio telecomando e mi trovo in mezzo al mondo, alla sua ambiguità. C'è qualcuno che pensa di affrontare qualsiasi male con la forza innovatrice di uno Stato liberale, che il mercato risolva da solo tutte le miserie e che le multinazionali siano necessarie. Il tutto è falso, il falso è tutto. Ma noi siamo talmente toccati da chi sta soffrendo, ci fa orrore la fame, la guerra, le ingiustizie del mondo. Com'è bello occuparsi dei dolori di tanta, tanta gente, dal momento che in fondo non ce ne frega niente. Il tutto è falso, il falso è tutto. Io che non riesco più a ritrovare qualche cosa per farmi uscire dalla mia solitudine, cerco di afferrare un po' il presente, ma se tolgo ciò che è falso non resta più niente. Tutto è falso, il falso è tutto. Tutto è falso, il falso è tutto. Quello che si sente, quello che si dice, il falso è un'illusione che ci piace, il falso è quello che credono tutti, è il racconto mascherato dei fatti, il falso è misterioso e assai più oscuro, c'è mescolato insieme a un po' di vero, il falso è un trucco stupendo per non farci capire questo nostro mondo, questo strano mondo, questo assurdo mondo in cui tutto è falso, il falso è tutto, tutto è falso, il falso è tutto. Tutto è falso, il falso è tutto, il tutto è falso, il falso è tutto, tutto.
tutto, tutto. Eccoci qua. Perfetto, questo è. Wow! Che testo! Mi dica! No, allora, io... Allora, innanzitutto, aspetti, prima di cominciare su questo, perché dopo io ho questo difetto, che mi faccio prendere a metà della conversazione, questo è proprio di un bravo moderatore, che dimentico i nostri ascoltatori. In realtà sono la cosa più importante in questo momento per me. Quindi, quanti mi stanno seguendo? Io non riesco a vedere. Purtroppo lo potrò vedere solo dopo, alla fine del totale. Dopo glielo dirò, professore, ma di solito sicuramente arriveremo sopra il centinaio. Immediato. Sì. Comunque, Giulia ci sta chiedendo, e questa è una domanda che ha a che fare con quello che avevamo detto inizialmente. Al momento non trovo una figura come Gabber o Pasolini in Italia. Cosa ne pensate? Professore, lei cosa ne pensa? Al momento non ci sono, perché il Corvo, interpretato magistralmente nel film Uccellacci Uccellini, è stato ucciso e mangiato. Chi era il Corvo di Uccellacci Uccellini? L'intellettuale. Non conosco questo film. Mi deve dire questo film, che non lo conosco. Non lo conosce, però andrebbe visto. In quel film si racconta di un intellettuale critico che sul finire degli anni 70 sta per invecchiare, per morire. Pasolini morirà nel 75, nel novembre del 75. Il film l'aveva fatto precedentemente. È una voce critica rispetto al potere, soprattutto al potere democristiano, e a quel punto la voce è dissonante. Chi viene dopo Pasolini, ma anche dopo Gabber, per citarne due, ma potremmo scomodarne Franco Fortini, potremmo scomodare tanti altri, sono voci allineate dal mercato editoriale, da un contesto che è radicalmente cambiato, da una situazione che non ha più legami con le lotte sociali di quegli anni, con le contraddizioni che potevano e hanno svecchiato questo Stato. Dovete pensare, insomma, che gli anni 70 non sono esclusivamente legati solamente a ciò che è avvenuto in termini di terrorismo. Ci sono stati aspetti altamente progressivi, pensate all'emancipazione della donna, pensate al diritto di famiglia, pensate alla carta di Gino Giugni sul diritto del lavoro, pensate al diritto, la legge sull'aborto, e tutto questo non è che è avvenuto in una dimensione idilliaca, è avvenuta all'interno di antagonismi, di scontri di interesse formidabili, in un altro contesto storico che non è quello che stiamo vivendo noi attualmente, che ne apre un altro, non è quello della globalizzazione, era quello della guerra fredda. E quindi anche essere Pasolini era un compagno di strada, un cane sciolto, come si diceva allora, difficilmente addomesticabile, con grandi simpatie verso il Partito Comunista Italiano, il Partito Radicale, ma sempre con una sua testa. Gabber lo stesso. E le persone non addomesticabili sono le persone che poi a me personalmente mi sono sempre piaciute. Insomma, se c'era un partito da giovane a cui mi sarei iscritto volentieri era il partito di Gabber. Perché? Perché nell'ascolto io rimanevo motivato a ragionare, e questo era per me una fonte di piacevole, come dire, una piacevolezza infinita, perché la conoscenza è eros, per scomodare l'antica Grecia e Socrate e Platone, insomma, l'eros, il vero eros è la conoscenza, non è la chiacchiera
o il si dice su cui noi siamo immersi. Oggi le voci critiche non ci sono perché sono legate a tuttologi, sono legate a persone che, pronte a una aggressione verbale, favorite anche da programmi televisivi che hanno dato spazio a falsa partecipazione o a una spinta, a una falsa indignazione. Penso al Costanzo Show, da cui è maturato il Vittorio Sgarbi, che offendeva una insegnante di lettere ormai più di 25 anni con dei termini talmente sconvenienti e talmente fuori luogo. Evidentemente, lei citava 1984, ci sono persone che nelle loro parti più recondite amano vedere l'altro annientato, insomma, è un po', guardi, l'abitudine di assistere, le sarà capitato, ci sono delle persone che si picchiano e delle persone che si divertono a vedere gli altri che si picchiano, oppure persone che stanno ore e ore a vedere un incidente automobilistico, ferme lì e con uno spirito di voyeur, di guardone. Ecco, questa è la cosa peggiore che noi possiamo assistere, e quindi trovare figure che possono esercitare una critica è molto molto difficile, molto difficile, se non affidarci alla letteratura, alla filosofia, e cercando di fare uno sforzo in proprio. Se stesso deve affidarsi per essere vivo, anche perché la migliore forma è questa, altrimenti si dà il cervello all'ammasso. È anche più facile, perché uno che ragiona con i pensieri degli altri, sempre lo stesso Gaber ci dirà, è comodo, ma che vita si fa? È una vita inautentica, una vita borracciata, una vita, lo dico con molta umiltà ovviamente, non perché affidandoci sempre a Gaber, chi poi ha una vita strutturata, ha avuto anche una capacità di ragionamento, sia meglio dell'altro, non c'è nemmeno questa di pretesa. Lei parlava di risentimento prima, ma lo stesso Gaber ci dice, guardate, che non è che siano meglio anche coloro che criticano il risentimento. E Gaber, da questo punto di vista, mi fermi se vuole altre indicazioni, o possiamo parlare, mi interessa, volevo rispondere a Giulia. Assolutamente, sì. No, no, io volevo aggiungere che questa è qui il vero motivo per cui proprio sono sincero con lei, con i nostri ascoltatori, come poi cerco sempre di essere. In realtà, la vera necessità che mi spinge a fare questo incontro con lei, professore, è che io sento prima, in primis, in me questo rischio, e sento in primis in me questa realtà, questa di opinionismo, di doxa, ed è importante, secondo me, lo dico anche ai nostri ascoltatori, è molto importante, il primo errore, diciamo, che si potrebbe fare è quello di porsi immediatamente, una volta che si sente Gaber, per esempio, e questo lo sento anche io, in me è il rischio, di distaccarsi dalla realtà che Gaber sta descrivendo, come se noi fossimo salvi da questo tipo di realtà. Invece assolutamente, perché in realtà è proprio questo, cioè la lotta che io sento spessissimo nei testi di Gaber è soprattutto perché soprattutto a livello performativo, quando lui si pone come attore o quando si pone in teatro, proprio su un palcoscenico, lo si vede tantissimo. Lui in prima persona si mette in discussione, lui parla sempre in prima persona ed è un'autocritica su di sé. Lui parla sempre come se fosse quasi sempre come se fosse lui che ha quel problema, cioè non so come dire, che ha affetto da quella problema. Capito perfettamente. Guardi, il testo della canzone riprende spunto da questo libro, Minima morale a meditazione della vita offesa. È un testo particolare perché è costruito su aforismi, è un testo non coevo, cioè non scritto negli anni 60, è scritto 20
30 anni prima, però come succede spesso in Italia, le cose arrivano in ritardo e Adorno, in particolare, è un esponente della scuola di Francoforte, è su posizioni post-marxiste e scrive questo testo facendo una sfida enorme, perché è una sorta di romanzo filosofico che riflette su argomenti anche della quotidianità. Quando arriva a questo paragrafo noi ritroviamo questa affermazione: il tutto è falso. Ma perché afferma Adorno il tutto è falso? E perché Gaber, che ha saccheggiato Adorno, ha saccheggiato la scuola di Francoforte in tante altre canzoni, avremo modo di vedere, il tutto è falso è una parafrasi di una frase di Hegel, il vero è l'intero. In realtà, quando Gaber riprende questo testo di Adorno e lo canta, cosa ci sta dicendo? Guardate che nella visione hegeliana, quindi in buona sostanza, grosso modo, anche negli eredi di Hegel fino agli anni 50 e 60, era possibile ricomporre in modo dialettico le contraddizioni della realtà, trovare anche la possibilità di reagire all'esistente in quanto individuo, in quanto classe sociale. Quando la frase viene rovesciata da Adorno, in Adorno, in quella frase il tutto è falso, c'è una nostalgia di ciò che ha espresso Hegel. In altri termini, Adorno ci sta dicendo negli anni 70, ma ce lo dice ancora, guardate, io avrei una gran voglia di ricomprendere tutta la realtà, capirla, non avvertire esclusivamente il frammento. Bellissimo. Ho una nostalgia di capire l'intero, solo che non mi è possibile né la cifra di questa canzone, a parte il riferimento alla tecnologia ne parla in termini addirittura di assalto, ci ha sconvolto questa vita, però è sempre pronto anche negli stessi versi a dire che anche l'uomo che ha grandi capacità di analisi, se non è in grado di capire, avere un pensiero lungo e di capire che stiamo in un crinale, era il 2003, attenzione, quindi, ma è vivace ancora oggi come testo, se non siamo in grado di capire che cosa sta avvenendo, anche se alla ragione del presente, tanto per scomodare sempre Adorno e sempre Gaber in un'altra canzone, sfugge sempre qualcosa, però anche per un uomo che allena la mente, anche lui rischia di arrivare in ritardo, perché dentro, e qui c'è sempre questo motivo di Gaber di dire e anche dire il contrario. Dice, guardate che anche quell'uomo che ha strumenti in questa fase rischia di essere un uomo dell'Ottocento, un uomo che ha un respiro più lungo nella produzione, nella lettura degli strumenti d'analisi. Quello che emerge in questo testo è anche una preoccupazione verso i figli anche. E quando ci dice che con quanto genitori siamo preoccupati, ci spaventano i loro silenzi, i nostri sbagli, e poi parte con un'affermazione categorica: l'importante è insegnare quei valori che sembrano perduti, con il rischio di creare nuovi disperati. E che vuol dire? Vuol dire che la capacità di sapere che non è una ricetta, attenzione, perché non è che tutto sia dato, non ci sta dando il Vangelo Gaber, ci sta dicendo che noi in quanto generazione con i nostri figli diamo delle indicazioni, ma c'è il rischio anche che in un'altra soluzione può ritrovarsi la disperazione. In altri termini, se io suggerisco a mio figlio di seguire una via artistica e mio figlio invece ha voglia di fare l'idraulico o un altro mestiere e io lo forzo in quei termini,
la disperazione c'è già. L'altra, mi perdoni, l'altro evento importante che ci mette di fronte a questa situazione è la cifra della solitudine, dell'essere soli, dell'essere atomizzati. E guardi che questo processo è in piedi da ormai da 10 e passa anni. Questa fase, che è legata anche alla distanza sociale, non farà altro che ricreare quello che lei citava prima, e cioè il capro espiatorio, ricreare aggressività, oltre alle disparità sociali che sono evidenti, erano evidenti prima e saranno esplosive nei prossimi mesi. È sotto tutti i nostri occhi che c'è un mondo di garantiti, c'è un 1% che gode di una quantità di ricchezza stratosferica e ci sono persone che vivono in condizioni di povertà. Ci sono 4 regioni nelle mani della delinquenza organizzata che ha una gran quantità di liquidità, ma noi siamo però all'interno di questa cifra della solitudine. Poi, quando passa a riflettere sulla possibilità di ribadire il valore dell'economia di mercato, pone dei dubbi, fino al punto che a me sembra importante anche questa dismissione moralistica. Noi siamo tutti presi dalla voglia di fare del bene, di occuparci, ci fa orrore la guerra, ma Gabber ci dice che spesso c'è quasi un'estetica nell'occuparsi del dolore dell'altro, anche se poi alla sostanza non ce ne frega niente, assolutamente nulla. E questo, secondo me, è qualche cosa dettato, se vuole, anche dalla dimensione dei social, della TV, che ci pone in termini di oggetto inerte, passivo, e che ci fa voglia, direbbe Gabriel, un altro testo, voglia di sottrarci. Forse la possibilità di quest'epoca è quella di arrivare a una sottrazione del linguaggio, perché nel passaggio sempre del testo ci dice che è un mondo quasi incancrenito. Come faccio ad essere contro? Come faccio io a essere contro? Ma io posso marxianamente, poi chiudo, rispondere che ognuno di noi ha delle caratteristiche per cui può ritrovarsi con altri, può sviluppare forme di antagonismo, ritrovare una sintesi storico-politica, ma non sarà mai quella degli anni 60, 70, 80, perché la composizione sociale era altro. Sì, non solo, mi viene da dire, anche perché poi Gabber in moltissimi testi ne parla, cioè quell'opposizione che avvenne negli anni 70-60 si rivelò proprio perché si presentò e si prese forma come un'opposizione, fu inglobata e divenne parte di quel sistema che quella stessa opposizione stava combattendo. Per cui, e in questo senso, ritorniamo al concetto di pensiero. Io, professore, scusi, elenco perché ha detto molte cose, quindi cerco di affrontare per porle anche alcune domande. Questa cosa dell'opposizione è importantissima. Qui ci viene, cioè, alcuni, già altri due dei nostri ascoltatori ci hanno fatto domande sulla questione come può nascere una coscienza critica, come possiamo solidificare noi un pensiero solido. Secondo me, prima di tutto bisogna assolutamente rinunciare al concetto di opposizione, nel senso di se la nostra angoscia diventa quella di opporci, noi entriamo immediatamente nella dinamica di quello che Orwell chiama bipensiero, per cui diventiamo come se il nostro pensiero acquisisse ragione d'essere perché esiste l'opposizione. Invece non potrà, se partiamo in questo modo, il nostro pensiero si diventerà sempre inefficace e sempre derivativo, e sempre in qualche modo ci porremo, è come molti scrittori, anche apologeti cristiani, parlano di questo quando si parla del parlare col diavolo. Uno non deve mettersi a discutere col diavolo, perché il diavolo ti frega sempre, no? Cioè, riesce sempre a portare, nel momento in cui tu ti metti a parlare col diavolo, hai già perso.
sei già entrato nella sua dinamica, nelle regole del suo gioco. Quindi questa è la prima cosa. Per invece a un livello propositivo, e sempre rifacendomi al testo di Gaber, perché poi il professore lei ha nominato una... Aspetti che non la vedo. Scusi. Ha detto una parola incredibile che mi girava proprio mentre la pensavo, l'ha detta, è una di quelle connessioni telepatiche che avviene mai, che non vengono mai a caso, certo. Ha parlato di nostalgia, a me mi ha colpito tantissimo perché... ha parlato dell'uomo dell'Ottocento, come dice Gaber, a me mi ha fatto ricordare immediatamente Leopardi, no? Proprio perché c'è un'idea di nostalgia di questo mistero, di questa che in una delle sue più belle poesie a mia detta, che si chiama La sua donna, dove lui parla, si pone nella posizione dell'amante, no? E parla a questa cara beltà, a questa beltà che è a lui cara, ma che non vede esserci nel mondo, e parla di questa nostalgia, di questo desiderio fortissimo. Lui si rende conto che questa cosa non esiste nel mondo, ma che il suo cuore brucia di questo amore per questa cosa che ancora non esiste. Però lui non... La cosa che mi affascina di Leopardi, che mi affascina di Gaber, è che lui, anche se non, pur non vedendo la presenza di questa cosa che lui desidera, lui non rinuncia a quel desiderio. Lui non può mentire a se stesso dicendo io non ho nostalgia di questa cosa, io ce l'ho, anche se è sfuggente, anche se non riesco a chiamarla, se non ha un volto ancora, non l'ho vista in carne e ossa, però ce l'ho, non posso negarlo. Questo secondo me è la prima parlando, io non le posso trattenere per motivi ovviamente di tempo. Leopardi avrebbe una sua dignità se fosse anche in un libro, in un manuale di filosofia. Leopardi è stato un filosofo, certo, è un filosofo materialista conseguente, e all'interno anche lui di una... Guardi che Gaber scomoderà Leopardi anche in qualche altro testo, e anche Leopardi è alla ricerca dell'intero, della ricomposizione dialettica delle parti. Ma quello che in apparenza sembra per adorno Gaber, la dismissione totale della realtà, e questo ci presterebbe a una fuga verso il pensiero debole che soprattutto intorno agli anni Ottanta i profeti del nulla, penso a Gianni Vatti, ma penso anche a una parte del tragico di Massimo Cacciari, ci hanno fatto pensare che non esiste una possibilità, perché non esiste una visione della storia direzionale che abbia in qualche modo un fine. Questo era in qualche modo la filosofia della storia marxista. C'è però la nostalgia di ripensare la realtà in termini di intero, per fare cosa? Per cercare di andare verso le piste, ma andare verso l'assoluto per Hegel, per Marx il passaggio al comunismo, per l'individuo che dovrebbe trovare appunto una sua interezza, mentre è sgretolato, dirà in un altro brano di un testo teatrale sempre della fine degli anni 70, chiamato Il Delirio, che se ascoltato anche in quell'epoca è la cifra di quello che noi stiamo vivendo. Ma quello che io tendo a ribadire è proprio questa confusione formidabile tra il falso e il vero, anticipa anche Gaber, come fanno tutti gli artisti che sono sempre in anticipo di 30-40 anni, anticipa anche quella che oggi va molto di moda, soprattutto negli Stati Uniti d'America, la filosofia della post-verità. E quindi di qualche cosa che è andato oltre il dato e che si rifugia ancora una volta nella doxa. Ma magistralmente in questo testo Gaber si affida anche al prendere atto che questo mondo ci logora dentro, perché se noi non riusciamo, traduco queste cose in modo molto pratico, appare mortadella per intenderci,
ma se un trentenne o un quarantenne non ha la possibilità di stabilizzarsi e di non vivere quella indeterminatezza, quella fibrillazione, quella immediatezza che lo porta nell'angoscia, e l'angoscia significa non operare una scelta di vita, qualunque essa sia, l'idea di andare a vivere per proprio conto, l'idea di sposarsi, l'idea di fare dei figli, l'idea di comprarsi una casa e starsene a guardare il soffitto, qualsiasi cosa, ma essere naturalmente agganciato purtroppo ancora alla famiglia, ancora ci sono realtà di questo genere, e questo ha significato anche un cambiamento di natura antropologica. Lei pensi che a 18 anni i francesi, intorno al 1968-69, andavano via da casa, e lo stesso avveniva per un paese più mammone come l'Italia, insomma. Chi è che non voleva andarsene via da casa? Andarsene via da casa significava l'abbandono quasi evangelico dalla casa paterna. Non voleva dire anche in polemica con i genitori e quant'altro, ma significava comunque crescere. Crescere significa anche abbandonare le cose. Il primo abbandono ce l'abbiamo quando nasciamo, i rapporti, l'abbandono ce lo significa anche Cristo, padre, padre, perché mi hai abbandonato. L'abbandono ha un significato di liberazione enorme, al pari della sofferenza, e quindi quello che emerge è, a mio avviso, all'interno di questo magistrale, perché io non ho visioni complottiste, prendo atto che si è creata una realtà di questo genere, che Gabre la legge, e prendo atto che in questa dimensione il paradigma, torno a ripetere, dell'indeterminatezza, della immediatezza e della precarietà sociale, e questo crea una situazione di disorientamento in tutti, anche in chi cerca di resistere avendo strumenti. Come si fanno ad avere gli strumenti? Bisognerebbe, oggi in questi giorni gira la battuta degli imbuti, no? Scherzosamente, l'imbuto è quella frase che ha detto la ministro Azzolina, e forse ne avrà sentito sui social, ha detto che i ragazzi non sono degli imbuti, e io ho visto subito che molti ridevano in base a un tormentone di Guzzanti del 1990, di 30 anni prima. Mi sono chiesto, ma come mai in 30 anni non ci sono altri comici di quel genere che hanno potuto criticare questa cosa? Bisognerebbe avere una scuola che incendia le menti, che crea passione, che non vede i ragazzi spenti e la possibilità di trovare una passione e la possibilità di crescere, di vivere, qualsiasi passione essa sia, ci dà la possibilità. La migliore risposta me l'ha data una mia amica liceale. Io mi sono salvata nel senso che ho vissuto la mia vita perché amavo la musica. E quella mi ha dato ragione. Per me è lo stesso discorso, mi ha dato ragione la filosofia, che veniva vista nei miei anni come uno studio da ricchi. Io provocatoriamente dicevo che volevo fare uno studio da ricchi, l'ho pagata per tutta la vita, ovviamente, nel senso che ho fatto altri lavori, ho insegnato lettere, ho fatto tanto altro, ma il motivo di qualche cosa che ti piace, io lo vedo al pari di un grande amore, insomma. Non si può vivere tutta la vita con una donna che non ti piace, e non si può vivere tutta la vita con qualche cosa che non ti piace, perché muori. No, muori. Mi viene da dire che al di sotto di tutto, dal di dentro di tutto, in realtà, secondo me, dal punto di vista di quella solitudine che menziona anche Gaber, l'unica cosa che in questo tempo ci resta da fare veramente è quello che Gaber fa, prima di tutto, cioè quello di non rinunciare a questa nostalgia, cioè di non smettere di credere a questa nostalgia, perché questa è una cosa che noi possiamo fare qualsiasi cosa per coprirla e per nasconderla, ma poi la sera, in quel fatidico momento prima di addormentarci, ci torna.
ci torna e chiede. Guarda, io mi permetto di aggiungerle anche di non rinunciare a se stessi, alla fedeltà verso se stessi. È la più grande cosa, sempre accomodando minima morale, e lo dirà anche in un'altra canzone Gabber, la fedeltà verso un progetto, si è liberi se si ha un progetto, una direzione, sì. Se si è fedeli a se stessi. Se ci tradiamo da soli, se ci imbrogliamo da soli, è finita. Sì. È l'unica forma di resistenza che abbiamo in questa fase storica, la nostra fedeltà. Assolutamente. No, infatti sì, scusi, poi l'ultima volta, ma batto sulla questione che secondo me essere fedeli a se stessi è principalmente essere fedeli a questa nostalgia che ci richiama a un punto di fuga che va oltre qualsiasi parola, qualsiasi dettame e qualsiasi etichetta e che in questo senso è la prima misura della nostra libertà, perché non ha nome, è qualcosa che sfugge ed è immensurabile dentro di noi, è qualcosa che ci chiama e non si certo. Sa bene a cosa, ma ci chiama e sfonda qualsiasi tipo di sistema o di schema. Volevo dire un'ultima cosa sulla questione dei valori che lei aveva menzionato rispetto ai genitori, no? Poi professore, siamo al 55esimo minuto, quindi dobbiamo cercare di raccogliere le fila, però è interessantissimo anche questo, che ed è molto io vorrei veramente sottolinearlo, che per Gabber mai la soluzione di qualsiasi problematica da lui esposta ha sua soluzione nella morale, cioè lui vede una totale insufficienza della morale, cioè non si può partire dalla morale per risolvere qualsiasi cosa. La morale forse c'è, è una conseguenza di qualcos'altro. Ha detto una cosa giusta, non abbiamo il tempo, ma c'è una canzone che si chiama Libertà obbligatoria, dove in un verso dice: viene la voglia un po' anormale di inventare una morale. Utopia, sfugge alla dimensione morale, sfugge alla dimensione anche moralistica in generale. È sempre pronto a spogliare anche i cosiddetti buoni, come spoglia anche i cattivi, insomma. Certo. Quindi è sempre pronto anche a dire: guardate, che non è che si presta a una contrapposizione sia meglio dell'altro, non dà giudizi di questo genere. E sta qui la forza anche della sua umiltà, della sua visione della vita, insomma. Professore, ci avevamo ripromesso di ascoltare 4 canzoni, ne abbiamo ascoltata una, ma questo mi permette di dire che abbiamo molta benzina nel nostro serbatoio per le prossime puntate. Io per tirare le fila vorrei concludere dicendo appunto che se possiamo trarre alcune conclusioni, secondo me è proprio questo discorso del fatto che c'è questa nostalgia sicuramente, che diceva, di cui lei ha parlato per primo, e questa nostalgia di qualcosa che non ha di non nominato, di innominabile, perché non sappiamo come si chiama, ma ci chiama, e di questo dolore del ritorno, se vogliamo usarlo. La capacità di riuscire dialetticamente a capire l'intero, la realtà per intero, perché in questo momento siamo immersi, al contrario, in una dimensione in cui le carte sono sparigliate e la voglia è proprio quella nostalgia, è quella voglia di ritornare a capire e comprendere in toto, l'intero. Perché poi Gabber è un'altra cosa importantissima da capire, perché molti, secondo me, fraintendono Gabber su questo. Lui non nega assolutamente, come lei ha già detto varie volte, in maniera molto più precisa di me, non nega assolutamente il vero, e in questa canzone che abbiamo ascoltato lui dice il falso è ancora più efficace quando è mescolato con un po' di vero, nel senso che dice: la mia coscienza è fatta per riconoscerlo questo vero, per cui il falso è chiaro che diventa ancora più capace di circuirci quando certo. Hai in te questo anche altri scrittori che conosco dicono questo, che certo. La più grande bugia è quella che ha il 99% di vero e l'1% di falso. Detto questo, quindi se vogliamo trarre proprio le fila, questa nostalgia, secondo me,
questa non sufficienza della morale, per cui smettiamo di pensare la vita in termini morali prima di tutto, non perché la morale non sia importante, ma perché quello, in quello non potrà mai risolversi il nostro essere e la nostra gioia, la nostra, il nostro compimento. E poi c'è questo discorso, secondo me, affettivo, perché lui parla della sua solitudine. Ed è importante, secondo me è importantissimo che queste tre cose vengano viste insieme, cioè nostalgia, questo elemento di nostalgia, questo elemento di solitudine, quindi di bisogno. C'è un'altra canzone che si chiama L'appartenenza, che è incredibile. Avremo modo di riflettere, sì, se vuole, anche su altri paradigmi, sull'impossibilità di amare, sull'impossibilità, esatto, del senso d'appartenenza, della possibilità in quest'epoca di non dire noi. Io ho avuto la possibilità di dire noi, ma avevo 16 anni, 17, 18 anni. Anch'io. Dopo i 30 io non dico più noi, se non in termini paradigmatici legati al mio contesto familiare, ma altrimenti c'è un trionfo non del sé, per parlare in chiave psicanalitica, ma di io. Io. No, sì, la dominazione della società di cui lei parlava prima, che è stata una cosa programmatica fin dall'inizio dell'Ottocento con la rivoluzione industriale, a detta di molti, ma in maniera secondo me molto intelligente, era appunto programmatica, perché al potere fa molto comodo che l'individuo sia solo, anche nel modo con cui si vede la famiglia, per cui si cerca in tutti i modi di atomizzare quello che poi è la realtà più resistente, no? Quella che per natura tendenzialmente l'uomo tende a creare, sì, a difendersi. Sì. Anche di questo ne parleremo senz'altro. Professore, io la ringrazio, sì, tantissimo, perché è stata ispirata. La ringrazio a lei e a presto. È stata una bellissima conversazione, davvero. Ci vediamo, no, se lei è disposto anche la prossima settimana. Ma ben volentieri. Mi chiami, sì, e possiamo entrare in contatto. Volentieri possiamo continuare all'interno di questo simpatico scambio, che può essere positivo anche per chi ci ascolta, insomma. Senz'altro. Lei le chiedo di rimanere un attimo in linea, perché voglio salutarla per bene personalmente. Io saluto i nostri ascoltatori, grazie mille per la pazienza, ragazzi, scusate se non siamo riusciti a rispondere a tutte le vostre domande. Grazie, ma io sono comunque disponibile anche. Assolutamente, grazie. Mi può cercare anche dei contatti attraverso Facebook, non c'è nessun problema. Gli stessi argomenti li può trovare su YouTube, perché sto producendo, prego, all'interno di YouTube una serie di considerazioni più di taglio didattico, che possono aprire e svegliare, rincendiare sia l'interesse per Gaber, ma anche nello specifico in campo filosofico, perché è un modo simpatico, agile, per entrare nel merito, insomma. Va bene? Dottore, grazie infinite e grazie. Buonasera, buonasera. Nicoletta, Federico e Giulia e tutti gli altri. Di nuovo. Il professore rimanga lì un attimo. Sì, certo.